saranno proprio loro, i bambini delle materne della scuola di Foiano, i protagonisti della serata di spettacolo in piazza. Quindi la scuola esce dalla sua sede tradizionale per arrivare, per aprirsi al territorio, anche grazie a un progetto che ha introdotto i bambini al ritmo e alla musica d'insieme e li ha coinvolti non solo nell'attività musicale direttamente, ma anche nel progetto di costruzione degli strumenti di percussione con materiali di recupero, di riutilizzo nell'ottica della sostenibilità ambientale. Un'esperienza nuova e particolarmente divertente per i piccoli alunni che hanno lavorato a questo progetto per ben 3 mesi. Sì, mi sono messo questo obiettivo, cercare di fare un baccano ordinato, più che organizzato, cercando di far suonare tutti i bambini insieme, di farli andare a tempo, partendo dalla scoperta della voce, dei suoni del corpo e poi riprodurli con alcuni strumenti autocostruiti, quindi con materiale di riciclo. E con i bambini abbiamo coniato una sorta di slogan che racchiude il senso del progetto, ciò che ha rappresentato per i bambini. Liberamente musica, naturalmente festa, intendendo la possibilità di aprirsi a esperienze formative concrete e veramente caratterizzanti. Quindi con i bambini di questa età si può comunque parlare di storia, di filosofia, di letteratura, di arte, ma anche di educazione musicale, dando un senso profondo a questo tipo di esperienza.